di maturità, secondo me, perché abbiamo vinto senza neanche forzare, senza l'intensità che stava con Cavese e Bisseglie, abbiamo vinto da squadra matura, da grande squadra. Ha capito il momento. Allora, io ho detto ai ragazzi nella partita, le partite come quella del Bari ti danno consapevolezza, queste ti danno maturità. Un giorno e mezzo in meno per preparare la gara, perché è stato un giorno e mezzo. Il dispendio, secondo me, è fisico e mentale soprattutto. Il rammarico anche per aver raggiunto la vittoria. Lunedì l'ho visto in settimana, poteva pagare qualcuno, infatti sia i centrocampisti che gli esterni qualcosa hanno pagato. Però la squadra è stata matura, per me è stata una grande partita di intelligenza, di gestione, di portare a casa la partita che dovevamo fare. Io sapevo che fosse, sarebbe stata una partita del genere, sarebbe stata una partita arrembante come le altre, però si è portata a casa senza il minimo difficoltà. Mister, ci puoi dire cosa ha cambiato? Penso che ha avuto un problema muscolare. Una risaduta per il testo? Non lo so se è allo stesso punto, ancora non ci ho parlato con il ragazzo. Maurizio Magliani? Mister, così com'era troppo presto per parlare di sfida decisiva a Bari, è sicuramente troppo presto per parlare di sfida decisiva a Termini, quelli. Però se quella vi ha dato consapevolezza e questa maturità, andare ad affrontare la Ternana fra due giorni e mezzo, cosa potrebbe significare? Ma un'altra verifica importante, secondo me, contro una squadra che sta facendo bene come noi, un ambiente che conosco bene io, e ci prepareremo nel modo giusto per affrontare questa gara. Secondo me avrà dei risvolti a prescindere dal risultato importanti, ci dirà tante cose, a prescindere dal risultato, da quello che succederà, ma ci dirà tante cose. Ecco mister, volevo chiederti proprio questo, insomma, è un ambiente che tu conosci benissimo, Terni, insomma, come la preparerai in pochissime ore, in pochissimi giorni questa sfida, considerando anche che in attacco effettivamente la Ternana è molto forte? Ma come al solito, andremo a lavorare questi due giorni sui concetti che dobbiamo mettere in campo mercoledì. Attaccanti forti ce l'ha pure la regina. Sì, Stefano Scarfò. Mister, i cambi di oggi, specie quelli a centrocampo, sono in ottica delle tre partite sperto il giro di Termini o c'era qualcosa che voleva cambiare? Anche, ma soprattutto perché ho visto sia Bianchi che De Rossi, che poi è stato anche ammonito, non volevo rischiare che pigliasse la seconda ammonizione. Non con la gamba giusta, ma l'avevo messo in preventivo che avrei fatto quei cambi perché, ripeto, un giorno e mezzo in più rispetto alla Vibonese e quel dispendio fisico e mentale che abbiamo avuto lunedì si poteva pagare. L'abbiamo pagato, ne siamo usciti indenni perché abbiamo fatto, ripeto, una grande partita di maturità. Gianni Cita. Mister, scusa, forse eravamo abituati troppo bene nelle gare. Non vi abituate bene. No, appunto, forse eravamo troppo abituati bene, perché oggi francamente insomma la squadra sì ha fatto la sua partita, ma non è stata quella che aveva. Sì, abbiamo vinto 2-0, portiamo a casa 3 punti, siamo appunto alla prima in classifica, andiamo avanti. Va bene così, ci sono altre domande del mister? Sì, Andrea Ripega, chiudere. Ho già capito perché ha fatto tutto per portare la Regione Arabia alla Ruffo, riesce a dare equilibrio alla squadra in ogni modo. A tutti, sono dei ragazzi straordinari, ripeto, ci allenano con grande dedizione, poi gli errori poi ci possono stare, per esempio noi il primo tempo abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, a differenza delle altre partite dove riuscivamo a gestire meglio la gara, che abbiamo fatto bene magari il secondo tempo nella gestione. Garufo, ma tutti sono dei ragazzi che hanno un'applicazione, una voglia di migliorarsi giorno dopo giorno che è incredibile. Bene così, possiamo entrare in mister, ok? Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Ciao, domenica.